Salve popolo del tubo, sono sempre io, Draker. Oggi, come potete ben notare, in casa Reborn in Video Games si respira un'aria diversa dal solito. Come spero abbiate potuto constatare, sul canale sono partite due nuove serie, la Noob to Pro Challenge, per quanto riguarda Rainbow Six Siege, e Fortnite Experiment, per quanto riguarda Fortnite. Due serie che vi consiglio caldamente di guardare e seguire, poiché potrebbero essere molto interessanti. Oggi inauguriamo invece una nuova rubrica, una rubrica diversa dalle solite rubriche divertenti e un po' cazzone. In questa rubrica parleremo di alcuni misteri che si nascondono nei meandri della nostra passione, i videogiochi. Il mondo videoludico, infatti, per quanto possa sembrare innocuo e spensierato, fatto solo di mondi fantastici e serate spensierate passate insieme agli amici, nasconde un lato che pochi conoscono. Ogni singolo lavoro, ogni singolo videogioco nasconde al suo interno verità oscure e talvolta vere e proprie maledizioni. In questo primo episodio parleremo di un videogioco che al momento sta cavalcando la cresta dell'onda tra i giochi multiplayer più giocati del 2017. Sto parlando di Fortnite. Fortnite, un battle royale dove 100 giocatori vengono catapultati su di un'isola e l'unico scopo dei giocatori sarà riuscire ad essere l'unico sopravvissuto, mentre gli altri 99 giocatori dovranno soccombere. Il gioco è già stato oggetto di discussione per i moltissimi easter egg presenti all'interno di essa, alcuni molto divertenti, altri molto misteriosi, come ad esempio un bus simile a quello che porta i 100 giocatori sull'isola dove si terrà la partita, ma con la differenza che quest'ultimo lo troveremo schiantato al suolo. Oppure delle strutture molto particolari che ripropongono fattezze umane. Insomma, ci sono moltissime curiosità all'interno di Fortnite, ma tra i tanti easter egg, pochi conoscono l'easter egg dell'ognomo murato. Ma partiamo dal principio. Durante uno streaming su Fortnite, un famoso streamer di Twitch scopre per la prima volta questo particolare easter egg. Lo streamer si trova alle fasi finali della partita. Sono rimasti davvero in pochi a combattere per il primo posto. Lo streamer inizia a creare un fortino di mattoni per ripararsi dai colpi dell'avversario, ed è proprio durante questi scontri che nota una strana figura, incastonata tra i mattoni. Inizialmente lo streamer credette che si trattasse solo di un glitch, ma scrutando meglio notò la nitida figura di un ognomo. Un ognomo, immobile tra i mattoni che fissa il giocatore. Lo streamer ovviamente ride e scherza con i suoi compagni di gioco per l'insolita occasione. Nessuno prima di allora si era mai imbattuto in un easter egg del genere. Nonostante questo, la partita continuò come una partita qualunque, lasciandosi alle spalle il singolare evento. Il giorno seguente, lo stesso ragazzo che la sera prima trovò quell'ognomo avviò il gioco per godersi la sua solita sessione su Fortnite. Il gioco lo mise in coda per ben 30 minuti. Dopodiché il gioco partì, ma ad accoglierla non c'era la solita musichetta, o meglio, sì, c'era, ma molto più cupa e triste. Eccovi uno spezzone della traccia registrata dallo stesso streamer. Il ragazzo tentò in tutti i modi di chiedere alla community di Fortnite il motivo di questo strano malfunzionamento, ma nessuno riuscì a dargli una risposta valida. Il ragazzo lasciò stare questo problema ed entrò in partita. Una volta entrato in partita, la lobby e successivamente l'isola apparve completamente vuota. Nessun'anima viva, come se stesse giocando solamente lui. Il ragazzo cercò in lungo e in largo per la mappa qualche giocatore da poter affrontare, ma nulla, fino a quando non entrò in una di quelle casette a mattoni grigi, quelle uno per uno, aprì la porta e con grande sorpresa ci trovò un giocatore, o meglio, non era un giocatore, era un semplice personaggio di Fortnite con la skin di Halloween, quella da scheletro, senza né armi né piccone, che fissava il giocatore. Dopodiché il gioco crashò. Il ragazzo, ormai turbato, decise di chiudere il gioco, rimandando il suo allenamento al giorno successivo. La sera, il ragazzo era intento a giocare con i suoi amici ad un altro gioco dato che Fortnite non partiva più. L'ultima frase che i compagni dello streamer sentirono mentre erano tutti online su un TeamSpeak fu:
Dopodiché il ragazzo crashò completamente da TeamSpeak. Tuttora il ragazzo è scomparso dalla circolazione e non si ha più traccia di lui. L'ognomo però non è apparso solo a quel ragazzo, ma anche ad altri 5 ragazzi, almeno da quanto documentato. Ad esempio, questa è l'ultima foto di Instagram pubblicata da Petrenko Slakowski, ragazzo russo giocatore appassionato di Fortnite. Nessuno sa con certezza la realtà dei fatti e del perché il gioco sia legato a queste sparizioni, ma possiamo trarre delle deduzioni. Il 21 ottobre 2013 la polizia trattenne 4 ragazzi, ancora intontiti dalla sbornia di una serata passata all'insegna dell'alcol e della droga. Uno dei 4 ragazzi dichiarò: «Guidammo intorno alla città per diverse ore. Giungemmo infine davanti a una villa, dotata di un simpatico gnomo da giardino sul praticello all'entrata. Decidemmo così di rubare lo gnomo. Ma proprio quando arrivammo alla macchina, l'ognomo cominciò a parlarci. Rimanemmo così terrorizzati dall'ognomo parlante che lo gettammo nel cofano dell'auto. Quando arrivammo a casa, l'ognomo stava ancora parlottando, ma in maniera così incomprensibile. Se lo volete cercare, lo abbiamo lasciato nel cofano». La mattina seguente, la polizia ritrovò nel cofano il corpo di un bambino di 4 anni. Questa storia si rifà ad una vecchia e celebre creepypasta che è spopolata negli anni precedenti nel web. Ma pochi sanno che questa storia è in realtà caduta al figlio di uno dei vecchi programmatori della Epic Games, allora lavoro su quello che poi sarebbe stato Fortnite. Il programmatore in questione si licenziò in seguito ad uno stato di profonda depressione per la perdita del figlio. Non riusciva ad accettare di aver perso il proprio bambino in quella maniera. La storia della morte del bambino e dell'easter egg hanno qualcosa in comune, non credete? Nel dubbio, qualora dovesse apparirvi questo gnomo tra le mura del vostro fortino, chiudete tutto. Non si sa mai.